Salve a tutti e bentrovati in un nuovo video. Oggi sono qua per farvi vedere i miei acquisti. Intanto voglio farvi vedere la mia bellissima cravattina di corvo nero, che no, non c'entra niente con gli acquisti, è il regalo che mi ha fatto Alessandro. L'abbiamo presa a San Marino. E niente, però visto che vi mostro i miei acquisti del Luca Comics, volevo cosplayarmi, questa era la cosa più veloce che io potessi mettere. Allora, qua abbiamo anche la special guest Freya, come potete vedere. E ora, senza disturbarla troppo, cercherò di farvi vedere i miei acquisti. Allora, partiamo dal primo, che in realtà in ordine cronologico è stato l'ultimo che ho fatto, ma è quello che mi ha reso la prima più felice del mondo. Sapete che ho una leggerissima, quasi impalpabile passione per i Pokémon, soprattutto quelli di prima generazione, al di là del che sono quelli con cui sono cresciuta, ma sono proprio secondo me i più belli e carini in assoluto. Mi sono fatto un regalo gigantesco. Allora, in realtà io ho desiderato per un sacco di tempo uno Snorlax gigante, che è talmente tanto gigante che tu ci potevi dormire sopra. Viene prodotto soltanto in Giappone, viene una cosa come 400-500 euro, una cosa esagerata del genere, e quindi ho dovuto cercare il compromesso giusto tra Italia e soldi, perché 500 euro per uno Snorlax. Cioè, io l'avrei spesi, ma Alessandro non me li fa spendere, soprattutto la casa, sinceramente non saprei dove metterlo. Oltre a noi due avevano anche i gatti. Queste tre ci sono talmente tanto lunghe che sembrano bretelle. Comunque, veniamo a noi, guardate un po'. È talmente tanto grande che non entra quasi nell'inquadratura. Guardate quanto è bello e grande. E lo devo anche stringere forte per abbracciarlo. Che tra l'altro, mentre era Luca, ho visto mentre stavo passeggiando con lui in una busta del Mondo Convenienza, perché allora dove l'ho comprato non avevano una busta abbastanza grande dove metterlo per farmelo portare in giro. E quindi ho viaggiato per un po' abbracciandolo così, ma è estremamente pesante. Poi dopo c'era una signora che, una signora, una ragazza, me l'avrà avuto la metà, che distribuiva le buste del Mondo Convenienza insieme ovviamente a tutte quante le offerte. E ci ho infilato dentro Snorlax. E per un po' ho viaggiato con Snorlax dentro questa busta. E mentre passeggiavo, appunto, ho visto questo ragazzo che aveva questo Snorlax abbracciato e fatto: "Ehi, grandissima scelta! E finalmente so che qualche Snorlax così gigante è stato qualcun altro, è stato così pazzo da comprare uno Snorlax gigante come me." Poi, prima di passare alla mega busta di Nidoran, che è il posto praticamente dove ho speso più soldi, mettiamo Snorlax al posto dei Lannister. Allora, ho comprato due paio di lenti a contatto in due stand differenti. Allora, questi qua sono della stessa marca, delle lenti che ho viola per fare la necromante, con cui mi sono trovata da Dio benissimo. Sono straconfortevoli, durano un anno, come praticamente tutte queste lenti un po' più pazzerelle. E ho pagato 20 euro queste qua, che come vedete hanno gli ingranaggi. Ovviamente sono due lenti, durano 12 mesi. Ora non le so aprire perché non ho occasione né intenzione di utilizzarle per adesso, e quindi visto che durano un anno dall'apertura evito di aprirle. E poi queste qua bianche, che se notate, sì, ecco, vedete al centro dove deve stare la pupilla, hanno una parte più sottile. Perché hanno questa parte più sottile? Io su Amazon avevo comprato delle lenti che si chiamano Blind White, che sono delle lenti completamente bianche, che hanno lo stesso spessore e la stessa opacità di bianco su tutto quanto l'occhio. Che cosa comporta questo? C'era scritto che avrebbero limitato la vista, ma il limitato la vista io non credevo che fosse ti renderanno cieca e non potrai davvero vedere quello che fai. A me sinceramente non piacciono le lenti bianche, quelle fatte a rete. E quindi avevo provato a prendere queste bianche, ma nonostante ti si proietti una luce in faccia, sul serio non riesci a vedere nulla, ti rendono completamente cieco. Di conseguenza ho provato a prendere queste lenti a contatto bianche qua e vediamo un po', come mi ci trovo. Se vi interessa fatemelo sapere, che vi farò una recensione appunto delle lenti a contatto che ho. Poi, dentro questa busta ci sono anche uno stand, quello delle lenti bianche, mi ha regalato anche il portalenti, semplice, carino, giallo, con disegnato sopra dei coniglietti. E
mentre l'altro no, veniva 5 euro e ho detto no, grazie, tanto alla fine un portalenti da qualche parte riesco a racimolarlo. Poi dentro la busta ho anche tre Pokémon che ha portato il mio amico Paolo, di cui avete visto il video sul vlog del Lucca Comics, che appunto avete visto che ho incontrato i miei amici collezionatori di Pokémon, e mi doveva portare questi tre che mi aveva preso, non mi ricordo neanche quanti secoli fa, ma era tipo marzo. E poi una appunto delle mie amiche collezionatrici di Pokémon, Martina, aveva uno stand alla Lucca Comics dove vende il suo fumetto. Vi lascio il link giù nell'info box dove potete vedere appunto la sua pagina. E mi ha regalato questa cartolina qua. E poi mentre sono andata con Alessandro Lori Paola a trovare Martina, mentre sono passata, una ragazza che mi segue mi ha riconosciuto. E allora volevo anche approfittare per farvi un po' di pubblicità. Mi ha regalato questo bellissimo disegno che io adoro. E ora appena un attimo lo metterò in un portafoto e lo, come si dice, e lo incornicerò. Questo qua è il suo bigliettino. Si chiama Federica, lei è scritto dietro. Questo qua appunto sono i suoi contatti. E poi anche di lei appunto, oltre ai contatti scritti qua, ve li riscriverò per bene giù nell'info box. Così potete andare a spiare sui disegni, io li adoro di entrambi. E poi vediamo il mega ordine di... cioè ordine, il mega acquisto Mitolon, cioè mega. Ah no, aspettate, qui ho anche altre cose. Allora, mi hanno dato del collirio omaggio. Di questa marca qua, non so se l'avete mai provato, fatemelo sapere, io lo proverò. E poi, allo stand Haribo, perché c'era lo stand Haribo, regalavano le caramelle, orsetti gommosi e coca-coline. E poi vabbè, a parte il millesimo catalogo Mitolon che mi sono dimenticata di dirgli no dai non datemelo, ho preso questa meraviglia qua. Sono questi bracciali color prugna con tutte le rune, che secondo me sono bellissimi. Guardate qua. Questi qua li ho pagati 50 euro. C'è ancora il prezzo attaccato qua. Le lenti a contatto mi sembra 20, no, 15 euro quelle bianche e 20 euro quelle con gli ingranaggi. Comunque questi qua sono i due bracciali. Secondo me sono bellissimi. Cioè, al di là proprio del colore, che questo prugno è meraviglioso. Che poi ho scoperto che così hanno fatto anche gli spallacci, che se tornassi indietro molto probabilmente la necromante non l'avrei fatta nera, ma appunto con tutta questa roba color prugna. Questi qua non... Allora, a parte usarli proprio come bracciali da mettere... Cioè, vabbè, non vi dico tutti i giorni per uscire il sabato, però nel senso anche come bracciali da mettere, tra virgolette, normali, non solo per il cosplay, ma li ho pensati anche appunto per la necromante. E vabbè, tipo foto illustrativa perché sennò continuo a parlare di questa necromante. Poi, per accompagnare la mia necromante, Alessandro sta preparando un cosplay. E questo qua l'abbiamo trovato nella parte saldo outlet. E infatti, oddio, pesante! Abbiamo pagato solo 69 euro invece di non so quante centinaia. Ed è questo casaccone qua, marrone, con queste cinghie fatto in pelle. La Freya non apprezza tutti questi passaggi. Lungo fino ai piedi. Credo che siano, cioè credo, sono, dovrebbero essere quelli da mettere sotto le armature. E poi, grazie Snorlax per il comodo appoggio. E poi l'ultima cosa, anzi non è l'ultima, altra cosa che ho comprato Ale sono questi pantaloni con il semplicissimo laccettino qua da tirare, sempre da utilizzare per rievocazioni, e anche questo qui oltre che per il cosplay da accompagnare con la mia necromante che lo farà un druido, lo utilizzerò anche per rievocazioni. Ah, Ofelia! No, non ci si gioca ora con questi.
voleva giocare con i laccettini, questi li ha visti muoversi. Semplicissimi pantaloni, appunto, di questi che si tirano. Questi qui sono una taglia M. Se fosse stata una taglia S, forse sarebbe stato meglio, però, appunto, essendo regolabili, uno ci si adatta un po'. E poi l'ultima cosa che ho comprato è questa fondina semplicissima. Ora mi posso avvicinare un po' meglio. Questa fondina semplicissima in cuoio da utilizzare per mettere il mio revolver da rievocazione. Perché andrò a fare un evento l'11. È ormai passato. Quando vedrete questo video sarà passato. L'11 di novembre a Ferrara. Noxis Domini si chiama, e visto che farò la cacciatrice, oltre ad avere una balestra avrò anche il revolver. E appunto avevo bisogno di una fondina. E anche per quello da pirata, dal mio cosplay da pirata steampunk, così perlomeno. E niente, vabbè, questo è tutto. Io spero che questo haul vi sia piaciuto. 11 minuti di blatere per farvi vedere 4 cose, lo so, ne sono consapevole, scusate. E niente, detto questo vi mando un bacione e se volete ci vediamo nel prossimo video. Ciao!